Ciao ragazzi, room tour velocissimo della camera di Dublino, veloce tour del bagno, abbiamo lo specchio, lavandino, il gabinetto, una doccia grande. Abbiamo Davide che si mette dei pantaloni, abbiamo la scrivania e una finestra che affaccia su il muro nero. Di sicuro vi portiamo a fare un giro bellissimo, gliel'ho venduta bene, cosa dici Davide? Sì, gliel'hai venduta bene, dai. Perfetto. Ah, e c'è da provare tutte le illuminazioni perché le ho tenute per la reaction del video. Ah, questa mi piace molto. Quella. Adesso vediamo questa. E questa non è un brutto... Ci sta come vibe. Pronto per la nostra avventura? Sì. Let's go. Siamo pronti per andare in esplorazione. Quanto cringe sono? Dai, non troppo, è giusto. Quel lampadario è di luce plan, si chiama mesh. Guarda quanti ne hanno! Costano tanto, bro. No, è la via principale. Strano, sai che mi aspettavo negozi un po' più di lusso. E invece c'è Vodafone, Tree, un negozio sfitto. Disney, dobbiamo andarci. Ti è andato addosso al cestino? Sì, lo so. Mi ha fatto male. Per evitare la tipa. Per evitare la tipa sono andato addosso al cestino. Guarda questa architettura. Questa. Gli archi gotici. Però, bella sta cosa dei fiori che hanno i mercatini dei fiori. Questa è figata. Questa è bella. Comunque è una cosa stracomune uscire dal lavoro e poi andare al pub a bere. Birrozza, certo. Penso che questa sia aperta soltanto con i servizi della chiesa della domenica. Sarà una brava chiesa cattolica. Questo ha senso. Dico, bella struttura. Vendono Patek Philippe, Rolex. E che questo cos'è? Questo è ancora più bello. Ti guardo. Scusami, però non si può entrare. Cioè, H&M mica male, questo palazzo è più bello. Chissà cosa c'era una volta. Ah, era una banca. Allora, questo è una delle... È una porta. Invece qui, se vedete, ci sono questi posti qui che sono praticamente il posto per il coro. Infatti questa chiesa è una delle poche chiese che da 600 anni a questa parte ogni mattina c'è la scuola dei bambini che viene qui a cantare prima di andare in classe e poi cantano anche prima di tornare a casa. Questa invece è la vecchia console dell'organo e queste sono le scale che ogni volta l'organista prende per andare a suonarlo. L'organo è là in cima, dietro le bandiere. All'interno di questa chiesa e anche all'esterno sono sepolte più di 650 persone. E questo è l'altare. Ups, è stato con la visuale dall'altare. All'interno di questa chiesa abbiamo anche un'area giochi nella quale i bambini possono fare i puzzle oppure costruire le navate della chiesa per imparare in modo attivo. Cosa ne pensi dell'area giochi della chiesa? Divertimento, pazzia. Sì, questa vetrata rappresenta Adamo ed Eva alla crocifissione di Cristo. Allora vedete queste sedie? Avevano tante sedie scollegate e hanno deciso di metterle insieme con un pezzo di legno, quindi adesso è una sedia panchina, così adesso non sono neanche più impilabili. Questo coso qui era utilizzato da Jonathan Swift per fare le sue messe, no? Lui entrava da qua dietro ed era famoso perché faceva le messe da 5 ore, quindi le persone iniziavano a dormire. Quindi Jonathan aveva avuto la magnifica idea di mettere le ruote al suo coso e farsi portare in giro da un tipo che così poteva iniziare a bacchettare quelli che si addormentavano durante la messa. Tra parentesi, Jonathan Swift è lo scrittore dei Viaggi di Gulliver. Ah, allora era un grande. Certo. Però 5 ore di messa, cioè chi sei? E infatti qua vediamo la figura della donna che dorme durante la messa con tutti che dormono. Allora ragazzi, adesso vediamo un parco, che è il parco nazionale di questo ospedale.
qui, questo ex ospedale, e poi anche il museo di arte contemporanea, perché arte moderna. Yeah. Arte moderna, museo di arte moderna, IMA. Eravamo andati alla house di Gucci, no, alla House of Gucci, al museo della Guinness. E bro, costa, a parte che costa 22 euro entrare e servivano i biglietti, oggi era tutto sold out e noi non lo sapevamo. Abbiamo detto vabbè, andiamo alla prigione, e anche là era sold out tutto, e quindi abbiamo detto ripetiamo parco e museo d'arte. Davide ha perso le sue sensazioni perché il vento gliele ha portate via. Guardate che bello. Cioè, veramente un bel parco. All'italiano non c'è. Stai guardando la francese e poi c'è sotto. Questo è l'ex ospedale che adesso è il museo d'arte. Molto, molto carino. Siamo arrivati al museo della Guinness. Guinness. Guinness man. Guardate che struttura enorme che ha. Vabbè, praticamente è gigantesco. Entrando vedete subito per terra il contratto che Guinness ha firmato d'affitto per questo posto, e l'ha firmato per 9000 anni. Cioè il bro ha detto sì, io prendo questo posto per 9000 anni. Cosa ne pensi, Davide? Molto conveniente. Probabilmente è anche cheap, visto che ha firmato per 9000 anni. Sì. Cresce soltanto il climi caldi. Però questo posto è tutto così aesthetic e c'hanno un marketing pazzesco comunque. We roast at exactly 232 degrees. Cioè, raccontano uno storytelling di l'esperienza che si vive quando si passa attraverso questi posti, no? Che quindi ti fanno l'esperienza sensoriale, il rosso, il caldo, per farti capire. E qui si parla di tostare l'orzo a 232 gradi. Cioè, è tutto studiato sul dettaglio e sull'esperienza. Beh, cosa ne pensi, Davide? Figata. Potevano farla pagare 15 euro e poi bibita esclusa, però vabbè, pace. Spazzatura. Cavolo, avrò il telefono pieno di spazzatura alla fine di questa vacanza. Guarda. Grande. letteralmente pieno di spazzatura.